Nell'ambito dei nostri incontri politici con i consiglieri regionali della Valle d'Aosta, oggi abbiamo un graditissimo ospite, niente di meno che il presidente del Consiglio regionale, l'avvocato Gianni Bonda, che è venuto a farci visita proprio nei nostri studi di TVE a Champollion. Avvocato Bonda, noi abbiamo una piccola televisione, TVE, abbiamo spiegato tutto prima, trasmettiamo solo in Valle d'Aias. Vuoi dire qualcosa ai residenti in Valle d'Aias come prima domanda, diciamo? Ma io sono venuto con un estremo piacere qui nei vostri uffici, nei vostri studi, e devo innanzitutto complimentarmi per la voglia che avete avuto di mettere insieme una televisione di questo genere, anche se in un ambito esclusivamente locale. Quindi devo fare i miei complimenti per questa iniziativa, che indubbiamente significa che gente di Aias ha voglia di fare qualcosa di particolarmente interessante ed importante. Da quanto mi avete detto prima, i vostri telegiornali locali, le vostre esperienze alle prime armi danno un'impronta di bella a questa bellissima valle. Io, se devo dire qualcosa agli abitanti di Aias, devo dire innanzitutto di scusarmi con loro se questa intervista non sarà particolarmente brillante, e se viceversa riterranno che la cosa verrà fuori un'intervista simpatica, bene, tanto di guadagnato. E innanzitutto faccio gli auguri di buon anno a tutti e Trainadan, perché è il nostro verbo, e soprattutto che quest'anno 1988 sia un anno foriero di pace, di letizia e di lavoro per tutti. Siamo commossi dai complimenti che il Presidente ci ha fatto, e adesso passiamo a chiedergli alcune cose più specifiche di politica. In particolare, la situazione generale politica in questo momento in Valle d'Aosta come si presenta a 6 mesi dalle elezioni? C'è fermento, non c'è fermento? Ma il fermento a 6 mesi dalle elezioni è normale che ci sia, ma la situazione politica io la reputo abbastanza tranquilla, malgrado tutto. Certamente i prossimi mesi saranno mesi di intenso lavoro per il Consiglio regionale, intenso lavoro per le segreterie politiche dei partiti e di intenso lavoro per coloro che saranno candidati. Mi auguro che le prossime elezioni regionali possano portare in Consiglio regionale anche un rappresentante della Val d'Aias, di Aias. È vero che voi qui nella Val d'Aias avete un grande rappresentante, che è il nostro Presidente della Giunta, ma penso che Aias abbia una sua collocazione diversificata rispetto al resto della valle, quindi penso che un vostro candidato, un vostro eletto sia senz'altro gradito in Consiglio regionale. E il peso politico proprio della Valle d'Aosta in Italia quale può essere? Cioè, noi siamo una realtà molto piccola con, non so, 70-80 mila elettori, come siamo considerati in Italia? Ma io credo che siamo considerati per certi versi persino troppo bene, e infatti continuano a dirci che siamo la regione più ricca, che continuano a dirci che siamo la regione dei buoni della benzina, dello zucchero contingentato, però la realtà forse è leggermente diversa. Ci sono indubbiamente delle difficoltà di ordine occupazionale che non vanno sottaciute. Ma credo che nel complesso, nel resto dell'Italia, seppur invidiati, siamo tollerati bene. Lei, come Presidente del Consiglio, viaggia molto, incontra molte personalità politiche, appunto in giro per l'Italia. Queste persone, sono suoi colleghi, altri Presidenti di Consiglio, cosa pensano su di noi, sul nostro popolo al di fuori, che siamo il popolo del buono della benzina? Cioè, politicamente, voglio dire, contiamo o siamo una realtà troppo piccola? Ma politicamente forse nel contesto nazionale contiamo poco, anche perché abbiamo un unico deputato, un unico senatore. Però contiamo molto in quanto rappresentiamo la compagine estrema, almeno della regione nord-ovest dell'Italia, e quindi una componente etnica francofona, e quindi sotto questo profilo molte porte ci vengono aperte, anche perché è molto semplice, ritengo, andare a chiedere delle cose per la Valle d'Aosta, perché quando si muove la Lombardia o la Sicilia
sono richieste di ben altra levatura che non le nostre dal punto di vista economico, mi riferisco. E quindi io penso che anche gli altri presidenti con i quali ho avuto intrattenuto o intrattengo degli ottimi rapporti, li abbiamo avuto alla fine di ottobre una riunione di tutti i presidenti dei consigli regionali d'Italia e delle province autonome di Trento e di Bolzano a Saint-Vincent, ecco il fatto che siano venuti tutti, il fatto poi che abbiano avuto la bontà di nominarmi presidente della conferenza di tutti i presidenti dei consigli delle regioni d'Italia, ecco, credo che sia un indice che la Valle d'Aosta è quotata bene, insomma. Meno male. E adesso cambiamo argomento, 6 mesi ci sono le elezioni, bisogna che ne parliamo un po', avvocato. Vogliamo conoscere un po' le sue prospettive personali e poi anche quelle del suo partito, che è la Democrazia Cristiana. Ah, la ringrazio di questa specificazione perché penso che nessuno lo sapesse. No, io le mie prospettive personali, ma io credo che mi ripresenterò alle elezioni e spero che gli elettori mi diano il loro consenso come me l'hanno dato nelle altre volte. Ho cercato di operare per il meglio, secondo quelle che erano le prospettive della Valle d'Aosta, e come partito io spero che possiamo mantenere i nostri seggi e se non aumentarli. Quali sono in questo momento, tutti i partiti hanno dei problemi, ci può parlare un po' dei maggiori problemi che può avere la Democrazia Cristiana in questo momento a 6 mesi dalle elezioni? Ma problemi di che genere? Politici soprattutto, di persone. Di persone, beh, problemi politici non sono mai problemi di persone. Problemi politici saranno semmai quelli per individuare un buon programma da presentare agli elettori. Problemi di presentare una buona lista in modo che la gente possa vedersi nella Democrazia Cristiana e quindi dare il suo contributo a questa lista, ma credo che siano problemi che siano un po' similari anche agli altri partiti e movimenti che operano in Valle d'Aosta. Quindi problemi per tutti secondo lei? Sì. Quando ci sono le elezioni i problemi ci sono per tutti, soprattutto perché tutti cercano di accaparrarsi i candidati migliori e quindi attraverso i candidati migliori ottenere il maggior consenso da parte della pubblica opinione, soprattutto se poi uno è stato in maggioranza e dovrebbe aver operato in modo encomiabile per la collettività valdostana. Come sta lei, leader di un partito nazionale, il primo partito nazionale che c'è in Valle d'Aosta, in mezzo da queste due potenze di Unione Valdotene e ADP che sono partiti prettamente regionalisti? Ma dirò che il loro regionalismo è un regionalismo che per certi versi è abbastanza similare al nostro. Certamente bisogna ricordare alla popolazione valdostana che il regionalismo è nato dalla Democrazia Cristiana, o meglio ancora dal Partito Popolare di cui era anima Don Sturzo. E da questo sono nate tutte le possibilità che oggi ci sono in campo nazionale e oggi abbiamo uno Stato che è uno Stato regionale, anche se per certi versi non tutte le competenze che sono state previste dalla nostra Costituzione sono ancora state trasferite alle regioni. Il regionalismo si può vedere in tanti modi, con tante ottiche. Io credo che l'ottica migliore sia quella di lavorare per la gente e dare alla gente il massimo di utilità e di aiuto, soprattutto nella nostra regione che è dove abbiamo un bilancio di una certa consistenza. Gianni, all'inizio dell'anno vanno sempre di moda gli astrologi, i maghi, tutte quelle cose lì. Proviamo a fare un gioco, i numeri elettorali. Cosa prevedi per l'Unione Valdotene, per gli ADP e per noi? Ma io non ho mai creduto molto agli astrologi, francamente non ho mai creduto molto, non ci credo a quelle cose, non credo ai cartomanti, non credo ai maghi, alle maghe, a quelle cose lì, io credo alla concretezza e quindi concretamente non posso dire oggi quali potranno essere i risultati. Mi auguro che la maggioranza attuale possa uscire dalle elezioni con un buon risultato e che possa continuare a operare nell'interesse della nostra regione. Una domanda personale, poi siamo quasi in chiusura. È scoppiata la bomba sotto casa tua, se eri tu
diretto interessato, perché qui i giornali ne parlano, non si sa come si... No, io mi auguro proprio di non essere il mandatario di questa bomba. Indubbiamente lo spavento c'è stato, non bisogna nasconderci, soprattutto non tanto per lo scoppio, come dicevo prima, ma quanto il fatto che la casa ha tremato veramente. È uno brutto episodio, al di là che sia stato messo sotto la casa dove abito io, ma è un brutto episodio perché Aosta è sempre stata considerata una città tranquilla e da un po' di tempo a questa parte viceversa ci sono delle cose che fanno pensare molto. Questo, i drogati, che è un problema che deve essere tenuto nella debita considerazione, questo io mi faccio un appello proprio a tutta la popolazione, anche qui ad Aiars, perché dappertutto dobbiamo lottare contro questo morbo che sta dilagando in Valle d'Aosta, perché sono molti di più i drogati di quello che si pensa, e questo è un male sociale che deve essere, e dove bisogna cercare di debellare. Cosa pensi dell'iniziativa degli amici dell'Unione per 150 milioni per liberare, per porre Mario Andrione in libertà provvisoria? Ma io non credo che l'Unione Valdotenne abbia fatto questa iniziativa, non posso crederci, perché è una cosa abbastanza sciocca. Penso viceversa che da un punto di vista umano questo potrebbe anche essere fatto, ma se questo vuol significare crearne una vicenda politica, dico che avrebbero sbagliato se l'hanno fatto, ma non credo che l'abbiano fatto, perché proprio stamani il Consiglio regionale mi diceva il segretario dell'Unione Valdotenne che loro di questo non ne sanno assolutamente nulla. Bene, per concludere, come tutte le interviste che si fanno con Poligo, bisognerebbe fare il gioco della torre. Dimmi se lo vuoi fare o no, io ti propongo dei personaggi. Non so che cosa sia il gioco della torre. Ci sono due personaggi su una torre, tu le devi buttare giù per forza uno. È un gioco, rimane tale anche per i telespettatori. Sì, sì. Allora io ti dico che cominciamo dai personaggi soft, fra Celentano e Arbore. Sì. Chi butti giù? Ma Celentano. Montanelli e Scalfaro. Montanelli. Pannella e Almirante. Ma io li butterei giù tutti e due, ecco, francamente li butterei giù tutti e due. Uno è già andato giù, anzi sono già andati giù tutti e due, perché uno non ha più il partito dietro di sé, Pannella. Almirante non riescono a trovargli un posto dopo che ha lasciato la segreteria del Movimento Sociale, quindi penso che più giù di così. Non aspettano la spinta di Gianni Bonda. Bene, andiamo avanti. De Mita e Goria. Ma penso che tra i due, se dovessi buttare giù qualcuno, buttare giù De Mita. Non, naturalmente non commentiamo queste tue affermazioni. E l'ultimo. Ma potrei anche commentarle, non c'è nessun problema. Ci commenterai questa. Gli ultimi due personaggi sono Borbei e Rolandè. Beh, è una domanda un po' cattivella questa qui, ecco, lo dico sinceramente, no? Ma direi che devo mettere giù Rolandè. Per spirito di partito. Vuoi andare avanti a parlare o vuoi dire ancora qualcosa a quelli che ti hanno sentito questa tua... L'unica cosa che posso dire è ringraziare coloro che hanno avuto la bontà di sentirci. Mi auguro, come ho detto all'inizio, che questa trasmissione sia stata simpatica. Ringrazio il mio intervistatore, che ha fatto anche delle domande un po' sbarazzine, no? Ma comunque penso che una certa capacità di risposta ci sia stata, e mi auguro che la popolazione di Aias abbia ascoltato questo con cordialità e simpatia, pensando che Gianni Bonda cerca e cercherà di lavorare sempre per la nostra valle.